Secondo giorno. Si lascia Mantova a malincuore, perché Brescia-Roma senza soldi continua. Il primo giorno non poteva andare meglio, ma dentro di me non scompare la paura, o forse è meglio chiamarlo il disagio, di un viaggio che non ha nulla di definito. Primo giorno di viaggio esaurito, siamo riusciti ad arrivare quasi a Mantova, a Goito, va bene uguale. E le quattro giovane sono state gentilissime, sono state veramente una fortuna averle incontrate, perché il primo giorno è sempre più difficile. Come sempre io mi sarei fermato una settimana con loro, però il viaggio continua e ci aspetta l'Emilia Romagna, Modena, Bologna, adesso vediamo come va l'autostop, come va questa parte del viaggio, e poi ci sarà il pezzo Bologna-Firenze, che non sarà facile perché l'autostop è quasi tutto per auto che vanno poi in autostrada, perché difficilmente uno fa i paesi e beccare chi fa proprio quella tratta diventa un po' più difficile, perché sono città grosse. Vi tengo aggiornati. Riesco solo a pensare a quello che farò nei prossimi 10 minuti, e se penso a cosa mi aspetterà ancora in questi giorni, sento davvero le gambe tremare. Insieme alle due Giovanne percorriamo la strada fino ad arrivare a Modena Nord. Mi mancano già, anche se sono ancora con loro. Vederle andare via ed avere voglia di non lasciarle mai. Ma l'adrenalina e il buon umore, fortunatamente, funzionano ancora. 24 ore, madonna mia, c'è lo spaghetto. Che figura di merda. C'è la filo. 24 ore intensissime a Mantova, ci ho lasciato un po' il cuore. Adesso sono in mezzo a un raccordo autostradale. E facciamo che saltiamo Modena, acceleriamo, andiamo prima a Bologna per vedere di riuscire a trovare un passaggio per Firenze, che non sarà facile, e magari dove dormire a Bologna. Il viaggio continua. The show must go. A dopo. La preoccupazione più grande in un viaggio di questo genere è evitare un punto morto, cioè evitare una situazione da cui non puoi più muoverti, da cui non riesci più a spostarti. Pensate se dovessi rimanere qui tutto il giorno e magari dormire fuori da un casello autostradale in attesa di un passaggio? La fortuna aiuta gli audaci, almeno così dicono, e i buoni consigli non sono mai mancati. Ah, ti devi mettere lì, da quella rotonda qua, da questa parte, così si ferma qualcuno. Perché per Bologna qua passano sicuro, no? Sì. Sì, per andare in autostrada bisogna che entra là dove c'è quel camion, lo vedi? Sì, sì, sono uscito perché mi hanno accompagnato da Mantova a Modena. E quindi so che arrivano da due parti, arrivano di là e arrivano di qua. Ci si muove ancora, col cartello in mano, in attesa che passi l'auto che mi porterà da qui fino a Bologna. Con l'autostop mi sto facendo la cultura ed è tutto un fattore di posizioni. Quindi se ti posizioni nel modo giusto è comunque la percentuale che aumenta esponenzialmente, e quindi è più facile che qualcuno ti prenda. Ovvio che se sei in un posto dove un'auto su 100 o su 50 va nella direzione che ti serve, devi proprio essere fortunato a beccare quello giusto. Invece se ci si posiziona bene, adesso ho cambiato angolo da praticamente la rotonda prima dell'autostrada, quindi dove ha ancora dei bivi per altre strade, vado a posizionarmi proprio in quella ingresso autostradale, quindi sicuramente qualcuno nella mia direzione c'è. Bisogna poi aver fortuna di beccare il passaggio giusto e la persona giusta. Il sole di fine agosto inizia a farsi sentire, forse anche la fame o la sete, ma non riesco a pensare ad altro che arrivare a Bologna il prima possibile. Finalmente un furgoncino si ferma, ma la persona che gentilmente mi offre un passaggio non vuole essere ripresa né rilasciare interviste. E così quello che diciamo viene dimenticato senza avere la possibilità di farvelo conoscere. Potrebbe sembrare una situazione pericolosa salire con uno sconosciuto in auto, ed invece spesso la diffidenza che ci metti è più forte della diffidenza che trovi. L'autostop finora è stato stancante ma molto producente, e si arriva finalmente a Bologna.
Era una situazione in realtà un po' complicata perché faceva un caldo impressionante a Modena ed ero convinto che sarei rimasto lì tutta la giornata a cercare un passaggio. Poi è arrivato Arturo, autista, e quindi di fondo fa il corriere, trasporta il trasportatore, insomma. E è andata bene, mi ha portato tra l'altro a Bologna nell'uscita giusta, è molto vicino al centro, ci posso arrivare anche a piedi, quindi senza fare autostop, mi faccio anche una camminata volentieri, anche se il sole micidiale. Anche questa è andata, ogni volta è una sfida, ogni volta è un terno all'otto. Passo dopo passo mi avvicino al centro di Bologna. Non sono mai stato nel capoluogo dell'Emilia Romagna e non vedo l'ora di arrivarci. Un po' perché sono curioso di scoprirlo e visitarlo e un po' per sedermi tranquillo per qualche minuto e sapere che fino a qui ce l'ho fatta. L'idea di dormire su una panchina è sempre stata preventivata e più passa il tempo, più diventa familiare, quasi naturale. Nel frattempo, giro per Bologna, una città bellissima e piena di vita. Bologna è stupenda, quasi non riesco a crederci di esserci arrivato con 0 euro, quasi metà del viaggio. Vediamo, stasera sarà tosta e arrivare a Firenze anche domani. Un po' stanco, ma vivo e felice. Il sole sta scendendo piano piano e la magia finisce. Non me ne voglio più andare da Piazza Grande, è proprio bella, si sta bene, è magica, è piacevole, come stare a casa. Se non ci sono particolari novità mi sa che mi fermerò qui a dormire, per strada, e probabilmente domani dubito che riuscirò a trovare un passaggio per Firenze, perché è tutto un tratto autostradale ed è difficilissimo riuscire a trovare qualcuno che dalla città proprio parte e va fino in Toscana. E quindi probabilmente farò un po' di elemosina. Il biglietto del treno costa 9,45 euro, abbordabile, 10 persone che mettono un euro e si riesce ad arrivare a Firenze, sperando che il capoluogo toscano riservi un po' più di fortuna. Sono un po' stanco semplicemente, non sono preoccupato, non sono teso, anzi sono pronto a tutto, quindi vediamo che succede. Prima di buttare ogni speranza, faccio un ultimo tentativo per convincere qualche buon bolognese ad ospitarmi. Si vede subito che sono persone cordiali e sorridenti, appena fai il primo passo nella città. E poi, quando meno te lo aspetti,
un segnale arriva da qualche chilometro di distanza. Marco, il classico amico di un'amica, mi accoglie nei migliori dei modi a casa sua. Il destino vuole che stasera ci sia una cena aziendale e io sono calorosamente benvenuto, nonostante il mio non voler disturbare ulteriormente il padrone di casa. Ma mi stai filmando? Perché non lo ripeto un'altra volta? Quindi mi ha scritto questa ragazza, mi ha detto: ma sei a Bologna, sai dove può andare? E ho detto, ho guardato il suo profilo Facebook per vedere se era un assassino. E ho detto: lo era? E ho detto: non lo so, lo scoprirò stasera, ricordarvi la sua faccia. E quindi ho detto: non ti preoccupare, lo faccio venire a casa mia. Quindi stasera dormi a casa mia e l'ho portato qui con noi. Quindi se stasera con sta telecamera riprenderà, entrate nell'ottica che verrete visti in tutta Italia. No, riprenderà poco comunque. Ok, riprenderai poco. Comunque sulla carta chi è lui è questa persona che ho conosciuto un'ora. Sinceramente, non ho particolarmente fame. Quello che ho capito in questo viaggio è che il corpo ha una resistenza incredibile se messo alla prova. Sono invece più felice per l'accoglienza e la compagnia di così tante persone sorridenti e gentili, che andare a dormire è quasi un dispiacere. Macellaio. Quando la macelleria è aperta, il macellaio è dentro. No, quando la gabbia è aperta non c'è. Ah, no, vedi, quando quella... Tuttavia devo ammetterlo, il sonno è la cosa di cui sento più il bisogno. I tanti chilometri macinati pesano sulle gambe e ho bisogno di anestetizzare tutte le difficoltà e le sfide che ad ogni metro incontro. Il mondo è un'immensa piazza grande.